Consigliere, si tranquillizzi, ora meglio, si tranquillizzi seduto, stando seduto, favore, grazie. Consigliere Crispetta, seduto. Premetto, Presidente, che io ero stato chiamato qui per un altro motivo e ovviamente non sapevo assolutamente nulla di questa situazione che riguarda questi lavoratori. Perciò io pregherei lei e i consiglieri, con lo stesso motivo di attenzione e deferenza che io nei confronti del Consiglio, però anche di consentirmi di poter arrivare preparato. Tenuto conto che c'è la stampa, che ci sono... Non so nulla, io sono venuto qui per un altro ordine del giorno, consigliere di Crispetta, la prego che, di prendere atto e di rispettare anche questa cosa. Grazie. Detto questo, perché siccome io ho sempre credo di dovermi sempre... comportare per dare risposte ai consiglieri comunque dico il 6 marzo l'amministrazione ha adottato una deliberazione che io stavo qui cercando e ora vi do perché non è nemmeno niente, la deliberazione numero 127 del 6 marzo. Silenzio! La delib... Silenzio! Direttore, la prego di continuare. Sì, è stata adottata la delibera 127, io posso rispondere per quello ovviamente che è sotto la mia cognizione, naturalmente. La delibera 127 del 6 marzo 2018, nella quale è indicato un punto che ora cerco di leggere, che è il seguente: prevedere nel predisponendo bando di gara, oltre che il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, la garanzia della salvaguardia occupazionale di tutte le 40 unità lavorative. Io non so se a chi sto rispondendo in questo momento, ecco. La limitazione del numero degli ospiti per ora alle prescrizioni dei vigili del fuoco, nonché il punto più importante che riguarda il famoso atto dell'assessore Mantineo, diciamo quello che voi chiamate in questo modo, ed era l'impegno per l'ente aggiudicatario in caso di cessazione nel corso dell'appalto del rapporto lavorativo per qualsiasi motivo di unità di personale, però i signori sono andati via mentre leggevo, comunque, di cui alla lettera B, di procedere prioritariamente alla relativa assunzione nel rispetto dei profili professionali necessari, attingendo tra gli operatori già impiegati nel servizio di assistenza domiciliare anziani nel distretto sociosanitario D26, già aggiudicato a una certa cooperativa. Qual è il concetto? Concetto praticamente che mano a mano che naturalmente quegli operatori si liberano i posti, devono essere riassunti da quel bacino. Appunto, perciò questa deliberazione cerca di dare appunto attuazione alla disposizione che era prevista di reintegrare progressivamente i lavoratori mano a mano che i posti si fossero via via liberati.